Con un infiltrato speciale direttamente da Scortichino, Massimiliano Gatti, presidente della Nuova Aurora, che organizza il torneo che parallelamente proprio in questo periodo si sta svolgendo, ma è nostro ospite perché è il presidente della squadra che ha vinto il girone A di terza categoria, festeggiando così in questo anno tra virgolette nero di purgatorio in terza, con una bella vittoria che vi riporta subito in seconda. Esatto, siamo riusciti finalmente a rimediare all'erroraccio fatto un anno fa quando siamo retrocessi, in cui è stato un anno in cui è andato storto un pochino tutto, ci siamo messi in discussione e siamo riusciti subito a ritornare su, che oltretutto non eravamo mai retrocessi in terza categoria, ma soprattutto erano tantissimi anni, io tra l'altro nessuno ricorda quando è che avevamo vinto un campionato l'ultima volta, eravamo saliti di categoria altre volte ma sempre con ripescaggi o secondi posti, ma vincendo un campionato mai, quindi è stata una... Ha fatto bene un anno di terza, dai, un anno pieno di vittorie. Ci è voluto un anno di terza per questa soddisfazione. Adesso in questo momento c'è in svolgimento anche il torneo di Scortichino, tu sei venuto in duplice veste, presidente della Nuova Aurora, ma anche così un po' per vedere il torneo di Monestirolo, che ovviamente, anche avendo una tradizione lunga come quello di Scortichino, perché è da 36 anni che c'è, diciamo che è meno rinomato perché resta in ambito più ferrarese, mentre voi come zona di confine siete su più province. Ma che impressione ti ha fatto il torneo? Questo torneo mi ha fatto un'impressione veramente molto bella, davvero, io non ero mai venuto e ho constatato che c'è un'ottima organizzazione dietro e soprattutto, lo ricordo ancora perché ne parlavo anche prima, ci c'è un sacco di gente giovane che organizza, lavora nello stand, che è un lavoro diciamo anche pesante, che in molte altre manifestazioni come sagre o manifestazioni paesane comunque, o come anche al torneo di Scortichino, ancora non c'è. I giovani ancora si fa un po' fatica a trascinarli, mentre qua a Monestirolo ci sono riusciti alla grande, ecco. Quindi al di là di sperare di trovare anche a Scortichino tanti ragazzi giovani che danno una mano, prossimo anno un Aurora in seconda categoria, a parte il gusto di vincere i derby con Burana e Gavellese, qual è l'obiettivo della Nuova Aurora? L'obiettivo della Nuova Aurora è di fare assolutamente un campionato di vertice, poi di fare certi proclami con la scaramanzia che ho io e che c'è anche insomma nel calcio, non dico niente, però non è di fare un campionato solo per salvarsi così, ma di fare qualcosa di fatto bene, poi dopo quello che verrà in più sarà tutto di guadagnato. So che il derby più importante per la Nuova Aurora è quello con la Gavellese, ma a Burana c'è uno scortichinese doc in panchina come Buba Gavioli, figlio del mitico Buba Gavioli, allenatore per decenni, figura storica per decenni della Nuova Aurora, va a allenare il Burana, tra l'altro lui tutte le sere è a Scortichino a dare una mano per il torneo. Insomma, qual è il derby più importante il prossimo anno? Quello contro Buba Gavioli o quello contro la Gavellese? Allora, personalmente quest'anno, sebbene sia la Gavellese, il derby con la Gavellese, il derby storico, lo Scortichino, per me quest'anno un derby sentito sarà col Burana, perché Gavioli Manuel, il neo allenatore del Burana, è anche il mio primo cugino, perché è il figlio del marito della sorella di mio padre, quindi è il mio primo cugino, quindi è un derby proprio in casa, in famiglia. Quindi vedremo come andrà Nuova Aurora Burana, Nuova Aurora Gavellese. Grazie a Massimiliano di essere venuto qui a Monestirolo. Grazie a voi. E quindi chi ha occasione di venire a Monestirolo potrà anche andare a vedere il torneo di Scortichino, perché è altrettanto bello.